I metodi tradizionali di allenamento spesso pongono l'allenatore al centro del processo di formazione. Ovvero, l'allenatore dice ai giocatori cosa fare con uno stile autoritario e si aspetta che essi si comportino di conseguenza. Tuttavia, il calcio è un gioco di pensiero e molti studi evidenziano che questo approccio risulta poco efficace nell'acquisizione delle abilità. Per questo motivo, iFast Calcio si basa su un altro tipo di approccio, un approccio di scoperta guidata, in cui il calciatore diventa il protagonista nell'apprendimento. Questo approccio invita i ragazzi a pensare, a scoprire le giuste soluzioni e, in caso di errore, ad imparare da esso, sviluppando la capacità di analisi, che è fondamentale per l'apprendimento delle abilità. Il mister pone domande al calciatore inducendolo a pensare e a trovare da solo le risposte. In questo modo il calciatore diventa il centro del processo di apprendimento e sviluppa quello che viene definito pensiero olistico. Il mister deve comunicare in maniera concisa, semplice, corretta, dando informazioni accurate e connessa all'obiettivo che deve perseguire. Solo in questo modo è possibile ottenere dei risultati a lungo termine.